Anticipazione, una vita. Ignazio sempre attratto di più da Elodia, ma vediamo nei dettagli che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita. Il rapporto tra la domestica Elodia e il nipote di Bellita e Ignazio andrà sempre più ad intensificarsi. Tuttavia, però, questi personaggi, qualche personaggio, non vedrà di buon occhio il rapporto che è sempre più complice e vicino tra i due e succederà qualcosa di imprevisto. Come già sappiamo, Ignazio dovrà sopportare lo zio José Miguel, che si impegnerà affinché lui finisca gli studi e non che vada nei locali in giro ad ubriacarsi e incontrare donne di facili costumi. Ma se prima sembra Ignazio tutto un po' sprezzantino, comunque che gli piace la vita mondana, arriverà un momento che si concentrerà completamente al suo percorso di studi. Tutto questo però porterà a dei risvolti, perché il suo essere impegnato negli studi non smetterà di non farlo pensare ad altre donne e infatti inizierà a corteggiare proprio Elodia, sia invitandola ad uscire segretamente con lui per fare delle passeggiate lontane proprio da Casias e sia per riempirla di complimenti e dirle di essere interessato a lei. Questo loro continuo avvicinarsi non passerà inosservato alle altre domestiche, che cercheranno di far capire ad Elodia di stare attenta, ad esempio Fabiana e anche la stessa Casilda. In particolare Casilda però si troverà ad assistere a un momento abbastanza ravvicinato proprio tra la coppietta e metterà subito in avviso Fabiana, che penserà bene di spronare Elodia a non lasciarsi ingannare dal primo bosghesuccio di turno. Ma purtroppo la povera Elodia si farà ingannare, come vediamo da queste immagini, e i due vivranno un momento di passione intenso proprio nella cucina di Bellita del Campo. Vedremo come finirà questo amore, che sarà, vi annuncio, tormentato, soprattutto per la povera Elodia. Scrivimi tu nei commenti che cosa ne pensi e ti raccomando, attiva la campanellina, perché così non ti perderai questo video di Una vita ma nessun'altra anticipazione. Io ti ringrazio per avermi seguito e ti auguro una buona giornata. Da Angela, da tutto dal web.